senso, non è spostabile, no? E penso che tutta la generazione del dopo sia anche abituata al fatto che siamo due mondi diversi, che non solo parliamo due lingue diverse, ma qui per noi c'era il mondo più bello, cioè, vedevamo la parte così, si trovava le bambole più belle, diciamo, i vestiti più belli che non in Slovenia, cioè in Jugoslavia. Il fatto che poi questo confine è stato tolto, io credo che questo sia stato un evento storico immenso, immenso, perché qui questa linea di confine che secondo me tagliava questo nostro globo a metà, a destra e a sinistra, si è di nuovo instaurato una comunicazione, e uno dei nostri film l'abbiamo chiamato Ricuciture di memoria, che tra l'altro anche questa serata porta questo titolo qui, e credo che si rispecchia un po', cioè qualcosa che è stato strappato dobbiamo ricucire, non qualcosa che non era mai stato insieme, ma il mondo che è già stato insieme, strappato e di nuovo mette. E per questo credo che per riuscire a riprendere, a partire da un punto nuovo, è proprio quello che dobbiamo conoscere il passato. I giovani, è normale, non possono sapere quello che so io, e io non posso sapere quello che sapeva mia mamma se non me lo avrebbe raccontato. E questo, secondo me, vivere al confine non è male. È qualcosa in più che noi possiamo avere, e con il confine, cioè speriamo non con i confini impenetrabili, ma un incontro di due mondi ti dà sempre un incentivo, una curiosità di conoscere chi è l'altro. E questo forse qui non è stato fatto, no? Qui la politica ci ha fatto a vedere l'altro come nemico, ma non come uno che ti arricchisce la vita. Qui è stato il grande problema di questo confine, e i due sistemi nel stesso modo hanno giocato. Cioè, ho trovato in questa realtà un contenuto abbastanza importante per fare qualcosa, cioè di realizzarlo, in questo caso attraverso il film potrebbe essere un'altra cosa. Però quei film, oggigiorno, probabilmente prima non sarebbe stato possibile. Era importante anche perché io non è che ho parlato, non ho scritto, ho cercato delle testimonianze, ho cercato la gente, ho cercato che ognuno racconti la sua piccola storia, la sua memoria. E questo non avrei potuto farlo in un'altra maniera. Cioè non è, se scrivi le parole sono parole, ma quando senti la voce, vedi i volti. È un altro modo di raccontare. L'idea dell'Europa è bellissima, cioè il fatto di essere insieme per le diversità, di non cercare conflitti ma armonia, collaborazione. Questo è, penso nel pensiero di ogni semplice. Cioè, quando è iniziata la guerra nei Balcani, c'era lui si sentiva, ma sì, sono dei barbari, problemi religiosi, cioè che facciano le loro battaglie. E invece non è così, no? La gente, non so, una Sarajevo era una delle città più colte, più internazionali, più europee, proprio per il fatto di essere stata di essere costituita da tante etnie, da tante culture, religioni. Perciò è una città splendida. E non sono mondi dell'altro mondo, diciamo, non è il terzo mondo. È chiaro che poi le guerre attirano sempre le cose peggiori, danno spazio alla parte negativa dell'uomo, e secondo me quando
Il primo viene ucciso e il secondo che vuole rifarsi, cioè vuole la rivincita, e da lì in poi c'è solo una valanga di morti che non finisce più. Perciò dal punto di vista culturale credo che anche questi paesi qui sono pronti. È chiaro che non possiamo mettere insieme, cioè, uno sono le città, la gente di una certa educazione e le gente semplice, è chiaro la loro cultura, che sono sempre, io credo che anche la cultura di quella persona, non mi viene la parola, ma del pastore, non so in quale montagna, in Montenegro, ha la sua cultura, che è importante. Non può chiaramente paragonare, non può andare a Bruxelles a parlare, ma fa parte di questo mondo. E ci arricchisce. Cioè, io Grazie. penso che quelli che decidono non è la gente, anche la guerra non ha deciso la gente, cioè quello che è successo non è stato perché si odiavano,